Salve amici, benvenuti ancora una volta in casa di Dario. Oggi facciamo uno sformato di patate, chiamiamolo sformato di patate. Per questa ricetta ho usato circa 1,5 kg di patate che ho fatto bollire precedentemente 5 minuti con Magic Cooker sempre e poi lasciate freddare. Circa 400 g di mozzarella, quella lì che si usa per la pizza, così fa meno acqua. Un 150 g di parmigiano, una 60 g di pan grattato, del misto soffritto, quello surgelato, noce moscata, un cucchiaino, dell'origano, pepe e un pochino di peperoncino con prezzemolo, quello lì per fare anche gli spaghetti, una cosina così. Benissimo, procediamo subito. La prima cosa da fare è affettare queste patate e questa mozzarella. Adesso con calma ce le tagliamo. Finite le patate, affettiamo la nostra mozzarella. Ok, abbiamo tagliato tutto. Prendiamo la nostra padella, mettiamo un po' d'olio, ecco qui, spargiamo per benino l'olio su tutto il fondo con della carta, e possiamo togliere l'eccesso. Dopodiché mettiamo del pan grattato e facciamolo aderire al fondo. Ecco fatto. A questo punto possiamo cominciare a comporre il nostro sformato. Mettiamo le patate sul fondo. Qui. Ecco fatto, ho cercato di coprire per bene tutte le fessure che ci sono. Allora, mettiamo un po' di questo misto sopra così e adesso disponiamo la mozzarella. Un pochino di olio extra. Visto che abbiamo il pennellino, gli diamo una sparsa qui dappertutto. Un pochino di sale. Pepe. Un po' di piccante se volete, su questo strato. E parmigiano, naturalmente, sopra. Fatto questo, facciamo un altro strato. Allora, qui metto un po' d'origano. Un pochino di pepe. Peperoncino. Un po' di pan grattato. La mozzarella, pizzichino di sale, parmigiano naturalmente, se no che razza di parmigiana è, su questo strato naturalmente ne metto parecchio. E qui metto un po' di noce moscata. Facciamo l'ultimo strato. Un goccino d'olio. Diamo la pennellatina. Un pizzichino di sale. Il restante della noce moscata. Appena appena. Se volete
mettete sopra, chiudere questo misto che fa un po' di colore, pepe, un po' di pan grattato sotto e ultimiamo la mozzarella e adesso un abbondante strato di parmigiano. Mettiamo sopra il pan grattato rimasto. Filino d'olio, siamo pronti. Ecco qua, possiamo mettere sul fuoco, accendiamo, copriamo con Magic Cooker naturalmente. Qui facciamo partire a fiamma alta per un paio di minuti e proseguiamo la cottura per 20 minuti. Oh, bene, sono passati 15 minuti all'incirca, faccio un'ispezione. Vediamo. Sta cuocendo, c'è un... Benissimo. Allora, faccio una cosa. Appena appena sui bordi metto un goccino d'acqua, appena appena. Riposare, vediamo un po'. L'aspetto è buono, è staccata. L'unica cosa si dovrebbe freddare adesso un pochino di più, però vediamo se riusciamo a tagliarne una fetta senza distruggerlo. Ed ecco qui il nostro sformato di patate o parmigiana di patate, fatta sempre in padella con il nostro Magic Cooker. Grazie a tutti per avermi seguito, ci vediamo alla prossima ricetta. Non mancate! Ciao!